tutti ragazzi, oggi andremo a affrontare un nuovo argomento che riguarda l'idrolisi salina e quindi parleremo di equilibri idrolitici. Noi abbiamo sempre immaginato che il pH di una soluzione, quindi il comportamento acido o basico di una soluzione, fosse influenzato esclusivamente da acidi come per esempio l'acido cloridrico o l'acido acetico o da basi, per esempio, come l'idrossido di sodio o l'ammoniaca, cioè delle molecole neutre che sono in grado di andare a cedere ioni H+ oppure ioni OH-. In realtà il pH di una soluzione può essere influenzata anche da composti ionici, come sono appunto i sali. Noi sappiamo che i sali si vanno a dissociare completamente in soluzione acquosa, dando origine a ioni positivi e ioni negativi. Ora, questi ioni positivi oppure ioni negativi possono in alcuni contesti andare a reagire con l'acqua e andare a determinare quello che si chiama idrolisi salina. Quindi è un fenomeno di reazione tra uno ione positivo o uno ione negativo con l'acqua. Il tipo di reazione che avverrà tra l'acqua, che è il solvente che noi chiaramente consideriamo, e lo ione darà origine a idrolisi basica, quindi avremo un pH basico della soluzione, o idrolisi acida, quindi avremo un pH acido della soluzione. In alcuni casi possiamo avere degli ioni negativi o positivi che non danno origine a fenomeni di idrolisi e per cui il pH di queste soluzioni sarà neutro. Bene, noi partiamo andando a affrontare, prendere in considerazione soltanto gli ioni e gli ioni positivi e negativi che si liberano in soluzione quando andiamo a sciogliere un sale. Nelle prossime lezioni invece andremo a definire come determinare il pH di sali provenienti da acidi forti, deboli e via discorrendo. Quindi noi possiamo dividere innanzitutto gli ioni in ioni negativi, così come vi mostro in tabella. Quindi noi abbiamo degli ioni negativi, degli anioni, che de derivano da acidi forti, per esempio l'acido cloridrico, l'acido bromidrico, l'acido nitrico, perclorico e lo ione idrogeno solfato. Come abbiamo detto sempre in precedenza, parlando di pH, che quanto più è forte un acido, tanto più è debole la sua base coniugata. E quindi in questo caso, se consideriamo ad esempio l'acido cloridrico, esso si andrà a dissociare in ioni H+, più Cl-. E quindi abbiamo detto che è un acido fortissimo. E quindi la sua base coniugata, in questo caso il cloro, non sarà in alcun modo propenso ad andare a reagire con l'acqua. E quindi in questo caso non avremo fenomeni di idrolisi. Passiamo a un altro gruppo di ioni, sempre negativi, che però derivano da acidi deboli. Per esempio abbiamo l'acido, quindi lo ione nitrito, lo ione ipoclorito, lo ione cianuro e lo ione bicarbonato. Sono tutti ioni negativi che derivano da acidi deboli. E quindi possiamo dire che un acido debole nella sua dissociazione va a generare una base coniugata che è moderatamente forte. E quindi questa base coniugata è in grado di andare a reagire con l'acqua. Prendiamo due esempi in modo che sia chiaro il concetto. Quindi dopo la dissociazione del sale, quindi lo ione nitrito reagendo con l'acqua, che cosa accade? Che questo ione è in grado di poter strappare uno ione H+ dall'acqua e quindi andare a determinare la formazione dell'acido nitroso. Chiaramente, che cosa accade? Che andando a strappare un idrogeno all'acqua, avremo un aumento di che cosa? Degli ioni OH-, più OH-. Infatti, se noi consideriamo sempre la dissociazione dell'acqua, sappiamo che questa darà origine a ioni H+ più ioni OH-.
dobbiamo sempre ricordarci che cosa? Che il prodotto ionico dell'acqua, che è dato dalla concentrazione degli ioni H+, per la concentrazione degli ioni OH-, è uguale a 1,0 per 10 alla meno 14. E quindi se io ho un aumento degli ioni OH-, ci deve essere necessariamente una riduzione degli ioni H+. Quindi quando io vado a considerare un anione che deriva da un acido debole, va bene, presenterà una base coniugata moderatamente forte che è in grado di protonarsi e dare origine, in questo caso, a una soluzione basica. Quindi questa è una idrolisi basica. Consideriamo un altro esempio, quello dello ione bicarbonato. Lo ione bicarbonato, quindi HCO3-, deriva dall'acido carbonico, che è un acido debole. Quindi andando a reagire con l'acqua, che cosa accade? Accade che quindi lo ione bicarbonato è in grado di andare a strappare un idrogeno all'acqua, andando a generare l'acido carbonico. Anche in questo caso avremo, quindi, se l'acqua, ok, viene quindi rotto un legame, quindi conformazione di uno ione H+ che viene accettato dallo ione bicarbonato, avremo quindi in questo caso un aumento degli ioni OH-. L'acido carbonico, per la verità, poi si va a dissociare in H2O più CO2, quindi il comportamento di questo ione bicarbonato viene utilizzato anche per abbattere l'acidità nello stomaco, oppure come sistema tampone dello stomaco stesso. Quindi la reazione in questo caso HCO3- più H2O mi darà più correttamente questo CO2 più H2O più OH-. Bene, poi i calcoli dei pH li andremo a vedere nelle prossime lezioni. Ora andiamo a vedere che cosa accade invece quando abbiamo dei cationi che derivano da basi forti. Quali sono questi cationi? Quindi lo ione sodio, lo ione potassio, lo ione magnesio, litio, eccetera. Così come abbiamo detto per gli acidi, questi ioni quindi sono degli acidi coniugati debolissimi e quindi non sono in alcun modo propensi ad andare a riaccettare diciamo il gruppo ossidrilico in modo da andare a riformare la base. E quindi questi ioni che derivano da basi forti non danno in alcun modo idrolisi salina. Però dobbiamo dire una cosa importante, che ci sono alcuni ioni metallici, per esempio lo ione ferrico, l'alluminio, quindi lo ione alluminio, lo ione berillio e il cromo, che invece possono dare origine a idrolisi acida. Perché? Perché sono degli ioni positivi che presentano una piccola dimensione, che hanno un fortissimo potere polarizzante. Facciamo un rapido esempio considerando l'alluminio esaidratato, H2. Ora, che cosa accade? Che andando a reagire con l'acqua, vediamo qui meglio la figura, così ci viene più facile anche capire, cioè che le molecole di acqua che sono legate, che sono coordinate in questo caso con lo ione alluminio, va bene? Quindi questo ione può polarizzare fortemente una delle molecole di acqua a cui è legato e quindi va a liberare uno ione H+. Questo ione H+ che fa? Va a legarsi con l'acqua e quindi avremo che cosa? Avremo la formazione di una soluzione a comportamento acido e quindi in questo caso avremo quella che si chiama una idrolisi acida. Adesso, se noi andiamo a completare la reazione, giusto per essere più precisi e puntuali, quindi potremmo scrivere quindi AL
H2O preso 5 volte per OH meno più 2. Quindi in questo caso più H3O più, e quindi in questo caso questi ioni metallici che hanno una piccolissima dimensione, un elevatissimo potere polarizzante, possono andare a generare una idrolisi acida. Adesso andiamo a vedere cosa accade invece quando consideriamo dei cationi, cioè, che derivano da basi deboli. Così come abbiamo visto per quanto riguarda gli acidi deboli, questi cationi possono reagire con l'acqua e quindi dare origine a idrolisi. Vediamo il caso, per esempio, lo ione ammonio e l'urea. Sono quindi degli acidi coniugati moderatamente forti. Cosa vuol dire, cioè, coniugato? Quindi che possono liberare ulteriormente in soluzione ioni H+. Consideriamo adesso lo ione ammonio più H2O. Che cosa accade in questo caso? Accade che lo ione ammonio, quindi sappiamo essere, avere una struttura del genere, quindi è in grado di liberare uno ione H+, e in questo caso questo ione viene accettato dall'acqua, dando origine quindi agli ioni H3O+, quindi la reazione sarà finale NH3 più H3O+. Quindi in questo caso possiamo notare che i cationi di basi deboli, quindi sono degli acidi coniugati moderatamente forti, che possono dare origine a idrolisi, in questo caso acida. Bene, noi abbiamo fatto adesso un discorso generale in modo da andare a individuare i tipi di ioni positivi e negativi che si liberano in soluzione. Ricordiamoci che i sali hanno questa peculiarità. Poi, la prossima lezione, andremo a esaminare i vari tipi di sale e determinare i vari tipi di pH della soluzione. Spero che la lezione vi sia piaciuta. Un saluto e alla prossima.